Allora, siamo due donne, e abbiamo le prove di questo. Sì. <ride> ehm, pubblicamente preserviamo abbastanza il nostro privato, per cui non, eh, non etichettateci subito. E siamo molto preoccupate, entrambe. Leggo perché. Eh, in questo momento la preoccupazione è tale che ho preso tutta una serie di appunti. Innanzitutto, eh, poi cedo la parola ovviamente a Lella. Innanzitutto le statistiche ci dicono che c'è un aumento esponenziale de dell'omofobia in Italia. Il, governo, il nostro governo attuale si dichiara dichiaratamente omofobo. Um, C'è stato a marzo, a fine marzo, il Family Day, i due giorni di Verona, patrocinato dal nostro ministro della famiglia e eh, un, um, un Family Day internazionale sold out, ehm, dove si sono espressi dichiaratamente contro eh, le persone omosessuali. Abbiamo un articolo 3, il 3 della nostra Costituzione, che leggo testualmente, dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingue, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Questo articolo non è stato mai modificato. E speriamo entrambi che lo sia, perché eh, ci dovrebbe anche essere scritto senza distinzioni di orientamento o preferenza sessuale. Um, se scriviamo: parliamo di omofobia a favore dei diritti umani e civili delle persone omosessuali, si viene bollato istantaneamente come omosessuale. E comunque siamo indietro rispetto, siamo molto indietro rispetto a altre nazioni democratiche, dove vige da tempo il matrimonio same-sex. Il concetto di famiglia tradizionale, su cui insistono i in molti omofobi, è, eh, di nuovo deriva dall'ignoranza, perché eh, ci sono molte famiglie nel mondo nella storia, ehm, che non sono eh, composte come la famiglia standard che stiamo, eh, eterosessuale, che stiamo eh, vivendo in Italia adesso, e eh, appellarsi alla famiglia tradizionale è una fallacia logica, perché appellarsi alla tradizione non significa sempre appellarsi a qualcosa di buono. Se ci appellassimo sempre alla tradizione, saremmo ancora all'età della pietra. Le donne non avrebbero diritto di votare, eh, sarebbero trattate malamente e, eh, e via dicendo. Ci sarebbe ancora la schiavitù, anche se di schiavitù ce n'è ancora ma non eh, attualmente, ma non così manifesta come era una volta. La famiglia cosiddetta tradizionale si fonda, a mio avviso, e l'ho scritto varie volte, solo su ehm, una, una sana concezione, quella di una riproduzione animalesca non umana, dove l'affettività e l'amore contano poco. Il concetto di natura, a cui ci si appella sempre, cioè gli omosessuali sono, le persone omosessuali sono contro natura. Primo, da filosofa dico, eh, ci sono le leggi di natura, molti filosofi della scienza negano che queste leggi ci siano. In secondo luogo, in natura, molte specie animali non umane praticano ehm, l'omosessualità. Eh, voglio ricordare una ehm, frase del Presidente Gior Giorgio Napolitano in occasione della giornata del 17 maggio, poi vi spiegherò cos'è, e cito, come più volte ribadito, la denuncia e il contrasto all'omofobia devono costituire un impegno fermo e costante non solo per le istituzioni, ma per la società tutta. La giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia è una ricorrenza, ve lo ricordo e per questo siamo qua, promossa dal Comitato internazionale per la giornata contro l'omofobia e la transfobia ed è riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Si celebra ogni anno dal 2004 il 17 maggio. L'obiettivo della giornata è quello di promuovere e coordinare eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia. Lascio la parola volentieri a Lella Costa. Grazie. Allora, io eh, penso molto semplicemente eh, che ci sia un pregiudizio fortissimo non soltanto nei confronti delle persone omosessuali, ma che in questo accanimento, in questa campagna omofoba e in questa mancanza di rispetto per le persone, ci sia anche una particolare crudeltà nei confronti delle persone con meno strumenti. Si compie, non si sa perché, una curiosa equazione. Eh, per cui chi è omosessuale, chi è transgender, chi è lesbica, eh, insomma, chi non è nella cosiddetta norma debba per forza essere o di sinistra o eh, radical chic, come si ama dire con una pessima espressione, e in questo modo si manca profondamente di rispetto a tante famiglie, a tante persone, a tanti esseri umani che magari non hanno una posizione politica o ne hanno diverse e che si sentono non previsti, non negati. Sono proprio le persone con meno strumenti che quindi hanno più difficoltà ad affrontare eh, una un, comportamenti, manifestazioni di amore che non sanno riconoscere. E rispetto ai quali magari temono il giudizio sociale dell'ambiente in cui vivono. Credo che l'omofobia faccia tantissimo male a tutti, ma in particolare alle persone con meno strumenti. E credo che sia su questo che noi ci dobbiamo concentrare. Cioè spiegare bene ed essere estremamente accoglienti e, e togliere qualsiasi patina appunto di settarismo, eh, qualsiasi eh, pulsione del cuore, le famose ragioni del cuore che la ragione non conosce. A, dovrebbe avere totale diritto di cittadinanza nei cuori di tutti. E credo che proprio le persone che magari... A differenza di Mica, che non sanno tutte queste cose e non hanno poi la possibilità di supportare da un punto di vista scientifico, logico, analitico eh, queste scelte e queste convinzioni. Sono proprio a loro, eh, credo, che ci dobbiamo rivolgere con particolare affetto, con particolare forza. Quanto alla definizione di famiglia, io me la capo sempre con Walt Disney, perché che insomma non è esattamente la produzione di, di film più alternativi e militanti. Un film che ho visto molte volte con le mie figlie che si chiama Lilo e Stitch, in cui Stitch è un orrendo extraterrestre, pessimo, cattivo, violento, e, che, che capita in una non famiglia, perché sono due sorelle che vivono insieme. E in qualche modo, come la polpa del piccolo principe, viene addomesticato da queste due sorelle, poi arrivano i suoi com, insomma, eh, complanetari, non so come si chiamano, i marziani con cui viveva, che se lo vengono a riprendere. E lui chiede di poter salutare e dice nella sua lingua, le mie figlie se la ricordano o no, una parola: dice, significa famiglia, famiglia significa che mai nessuno viene dimenticato o abbandonato. Mi sembra una definizione perfetta, dovrebbe chiudere qualunque polemica e qualunque stupida, e volgare e dolosa eh, misinformazione, malinterpretazione, strumentalizzazione. Famiglia è chiunque decide di stare insieme per stare meglio, per sostenersi, per volersi bene e credo che nessuno abbia diritto di avere il copyright su questa parola e, e credo, che, sì, credo che la battaglia per i, per i diritti e per la parità di cittadinanza di tutte e di tutti sia doverosa ma davvero per tutte e per tutti e non soltanto per, per chi ne è direttamente coinvolto come sono andata. Ti ringrazio Lella, grazie a voi. Sono molto d'accordo con Lella e speriamo entrambi che con questo breve video ehm, si riesca a incidere anche minimamente su uno strato eh, sociale e politico eh, italiano omofobo.